Esiste una tecnica attira clienti e aumenta fatturato che funziona dall'alba dei tempi e per sempre funzionerà. Devi solo imparare a utilizzarla nel modo giusto. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. E io sono Rebecca Guardianelli, il mastino del web. Oggi Rebecca ha tirato fuori dal cappello una tecnica che veramente è in grado di spaccare la concorrenza e attirare clienti in qualsiasi settore, perché a volte qualche strategia può funzionare nel food, non nel beauty, oppure magari meglio nei viaggi e non nel manifatturiero. Questa che stiamo per vedere oggi funziona veramente sempre, 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 perché si basa proprio su come è fatta la gente. Oggi parliamo di come trattare il racconto di un VIP, Very Important Person. Esatto, perché il racconto di un VIP diventa la macchina per aumentare il tuo fatturato ed è una tecnica, come ha detto il SAT, Passepartout, funziona in qualsiasi tipo di settore, in qualsiasi tipo di azienda. E perché funziona così tanto bene questa tecnica nello specifico? Funziona tanto bene perché siamo portati a voler imitare le persone che ammiriamo. È proprio un meccanismo normalissimo della mente umana. Se una persona ci piace, se una persona è qualcuno che suscita la nostra ammirazione, la vogliamo imitare. E quindi che cosa succede? Questo che come si applica alla tua azienda? Si applica perché tu puoi utilizzare la conoscenza del tuo cliente su misura, torneremo più avanti su questo concetto, per creare delle storie che lo spingano a comprare da te. Come funziona quindi la tecnica del VIP, proprio a livello pratico? Significa semplicemente che tu prendi la storia di un VIP ammirato dal tuo cliente su misura, oppure nel caso tu sia un'azienda che vende al B2B, di un'azienda di grandissimo successo nel tuo settore, e la riprendi all'interno della tua comunicazione per attirare clienti, per spingerli a avvicinarsi a te. Perché? Perché spieghi come quella persona ha utilizzato un metodo, una strategia che utilizzi anche tu all'interno della tua azienda. Ti faccio un esempio pratico. Sei un personal trainer specializzato nell'allenamento per uomini. Che cosa fai? Prendi l'esempio di un grandissimo culturista, un esperto, magari un bodybuilder natural, quindi che non utilizza steroidi o comunque sostanze dopanti, e racconti il metodo che ha utilizzato e dici: anche io utilizzo questa tecnica all'interno della mia azienda, all'interno della mia strategia di allenamento, e ti permetterò di ottenere risultati simili. Oppure anche questa azienda ha utilizzato questa strategia che io utilizzo con le aziende che collaborano con me. Questo tipo di strategia, quindi sfruttare la potenza del VIP, ti permette di attirare clienti e spingerli a fidarsi di te. Perché? Perché funziona con il principio dell'autorità riflessa. Come funziona il principio dell'autorità riflessa? Hai presente quelle pubblicità di dentifrici che dicono approvati da 9 dentisti su 10? Funzionano bene perché il dentista nell'ambito dei dentifrici è considerato un'autorità indiscussa, cioè chi meglio del dottore dei denti può dirti se un prodotto è buono o meno. Ecco, il principio della storia del VIP sfrutta lo stesso concetto di fondo. Siccome noi ammiriamo quella persona e quella persona ha una qualità che noi ricerchiamo o la riteniamo un'esperta, una cultrice di quella specifica materia, nel momento in cui utilizza un certo metodo o un certo prodotto per ottenere un risultato, noi consideriamo quel risultato buono. Quindi il principio dell'autorità riflessa ti permette di utilizzare la storia di un VIP per portare i clienti a fidarsi di te, abbassare le difese e velocizzare l'acquisto. E un cliente che si fida è un cliente che compra più in fretta, perché ricordati sempre che il tuo obiettivo non è avere quel cliente che dice sì, ci ripenso, magari torno più avanti e lo compro, ma avere un cliente che sia pronto con i soldi in mano a spendere all'interno della tua attività. Perché un cliente indeciso è un cliente che non compra, un cliente che si fida è un cliente che compra velocemente e quindi porta immediatamente fatturato all'interno della tua attività. Tuttavia, questa tecnica, ok, la storia del VIP, ha un difettuccio, diciamo, cioè funziona bene solo che se sai chi è il tuo cliente su misura, come ti dicevo all'inizio del video. Che cosa significa? Ti riprendo l'esempio del bodybuilder. Se tu alleni principalmente uomini, parlare della storia di una donna che ha ottenuto ottimi risultati nel bodybuilding non avrà la stessa efficacia sul tuo cliente su misura. Oppure se tu appunto utilizzi un metodo natural, quindi senza diciamo sostanze che aiutino la formazione del muscolo,
è evidente che se parli di un atleta che è famoso perché si riempie di steroidi, cioè non è un buon esempio perché risulti poco realistico, ok? Le persone non ti prenderanno sul serio. Quindi il metodo del VIP funziona assolutamente sì, funziona in ogni tipo di azienda, funziona in ogni tipo di settore, però tu devi sapere chi è il tuo cliente su misura e chi sono le persone che ammira di più. Se hai questa informazione, hai la chiave per utilizzare l'autorità riflessa di queste persone per portare il tuo cliente ad acquistare il tuo prodotto o servizio. Quindi più informazioni hai sul tuo cliente, quindi sai quali sono i suoi valori, quali sono le cose che cerca, quali sono le persone che ammira, quali sono invece le persone che disprezza, più lo farai innamorare della tua attività. Piccola parentesi, quando prendiamo un cliente noi facciamo sempre delle ricerche continue, costanti, periodiche. E una parte importante è ricercare dati sul cliente ideale del nostro cliente. Cioè, tu affidi la tua comunicazione online ai sarti del web, chi è il tuo cliente, che cosa pensa, come vede le cose, che cosa crede, che cosa cerca, che cosa ammira, ok? E noi queste ricerche le facciamo costantemente perché aiutano immensamente il nostro lavoro e quindi l'efficacia della comunicazione online dei nostri clienti. Esatto, ma poi in realtà sono informazioni che già... cioè puoi iniziare osservando le persone che si avvicinano alla tua azienda e poi dopodiché fai il passo successivo e ti avvicina un'azienda che ti aiuti a comunicare. Mi è venuto in mente un esempio pratico. Io ho una parente che lavora come commessa in un negozio di vestiti. La proprietaria le fa mettere i prodotti che vuole vendere velocemente perché ha una figura molto longilinea, quindi le persone che entrano nel negozio vogliono assomigliarle, quindi le chiedono quali sono i jeans che ha, qual è la maglietta che indossa, e loro in questa maniera riescono a far esaltare i capi di una particolare stagione. Cioè questa è proprio una tecnica base, ok, non è un VIP questa mia parente, però è un esempio di come soddisfare, diciamo, i bisogni del cliente, come capire quello di cui il cliente ha bisogno, quello che il cliente desidera e spingerlo a comprare da te. Che poi il termine VIP può portare a misunderstanding, perché cioè, cosa vuol dire VIP? Un VIP non deve per forza essere Belen o che ne so, Corona. Cioè un VIP può anche essere qualcuno. Ci sono gli influencer e ci sono i micro influencer. Cioè, se conosco una persona, questa persona è ammirata da 500 potenziali clienti. 500 potenziali clienti mi svoltano la giornata, se anche ne converto il 10% sono soldi che mi entrano in larga parte, ok, nelle mie tasche. Cioè quello che devo dire è che VIP può voler dire una figura a cui puoi prendere delle autorità, prendere del potere di convincente, di fiducia, di attrazione. Esattamente, quindi non è necessariamente un VIP nel senso assoluto del termine, ma può essere anche semplicemente una persona che è importante per il tuo cliente di riferimento, ok? Se per esempio parliamo dell'esempio del B2B, non c'è bisogno, e magari tu ti rivolgi a dei meccanici, non c'è bisogno di parlare per forza delle grandissime scuderie tipo Maserati, Ferrari e così discorrendo, puoi parlare anche di esempi magari più locali, ma che comunque sono molto noti nel settore. Gli esempi sono infiniti, dipendono da caso in caso, e se vuoi trovare la strada giusta per la tua particolare situazione, quindi capire quali sono le storie dei VIP del tuo settore che puoi utilizzare per portare clienti nella tua attività, contatta uno dei tutor dei sarti del web, cioè un esperto di comunicazione che ti aiuterà a trovare la strada giusta per aumentare il fatturato della tua attività. Tutto quello che devi fare è andare sui sartidelweb.it/tutor per prenotare la tua chiamata e iniziare il percorso di crescita della tua azienda utilizzando il metodo comunicazione su misura. Il mio consiglio però è di sbrigarti per due motivi. Il primo è che abbiamo un numero di consulenze limitate al mese e è un peccato rischiare di perdere quelle disponibili per questo periodo. E il secondo punto è che noi non possiamo garantirti che non arriverà la concorrenza prima di te. Ecco il punto, noi ti vogliamo bene, ma una volta che abbiamo un cliente a carico, il nostro obiettivo è trasformarlo nel punto di riferimento del suo settore e non guardiamo in faccia a nessuno. Molto bene, grazie Rebecca per questo ennesimo segreto che rubi al laboratorio per regalarlo a questa platea di imprenditori e imprenditrici che ci segue. Io sono Enrico Cecchini, ho fondato iSart The Web, un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa in più su di noi? Ci trovi su iSartTheWeb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! A presto!